Ecco. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio, ciao Francesco. Sto chiedendomi quale colpa io ho commesso per essere inferiore ad un altro e dire io sono ignorante, ma allora Dio è un Dio molto giusto perché ha fatto degli ignoranti, delle persone che sono destinate a rimanere ignoranti e delle altre intelligenti che sottomettono gli ignoranti. Però strano perché questo Dio dovrebbe essere perfetto e anche imparziale. E l'imparzialità di Dio dov'è allora? Allora voi siete degli sfigati perché io sono nato a un tale parallelo per cui geograficamente mi trovo in Palestina. Voi che non siete nati in Palestina siete sfigati. Penso un po'. È vero. Io ho il Dio vero, e voi altri cosa avete? I pezzi di legno? Adorate i pezzi tutti di legno? Tutti gli turistica, tutti in Palestina. E allora giù bacchettate che vengano, perché è giusto che voi altri che siete stati sfigati, oltre a essere sfigati, prendiate anche le bastonate perché adorate un Dio falso. Vabbè. Quindi... È vero, e quindi uno che è per la strada, che muore per la strada sul marciapiede, e porto sempre questo esempio, quello, oltre a essere stato sfigato, prenderò le botte anche di là, le bastonate, perché oltre ad aver fatto una vita scomoda, non ha adorato il Dio giusto? Pensa. Allora io sto chiedendomi ancora quale prove per mettere questi venditori di fumo alla berlina, cosa ci occorre ancora per comprendere quanto siamo ciurlati noi altri. Non riesco a capire quante prove ancora dobbiamo avere per comprendere che ognuno di noi altri è un'individualità, è padrone di se stesso. E perché deve esserci quello più furbo che ti sottomette continuamente? Non capisco il furbo, proprio non lo comprendo. Neanche noi non lo comprendiamo, neanche noi, ci lascia perplessi. Sì, proprio... Non riesco a comprendere come mai c'è lo sfigato e c'è il fortunato. Anche perché il furbo non ci guadagna niente. Cioè, ma allora, veramente sta giustizia di Dio, comincio a metterla in dubbio, perché c'è, non so cosa ha fatto di male questa signora poverina che ha telefonato adesso, che si sente ignorante nel confronto del prete, per esempio. Ma cosa ha fatto di male questa persona? E l'altro è seduto lì dal trono, che ti fa il baciamano, bacia qui. Ragazzi, vi ciao, ascolto e a buon intenditore, poche parole. Ciao. Ascolto e saluto tutti, abbraccio tutti. Grazie. Ciao. Come di fatto di Giampaolo ha sollevato chiaramente delle pronto? Cose. Pronto? Radiogramma, dimmi. Pronto? Flavio, ciao. Dimmi, ciao. Sentivo un po' il discorso del giusto, dell'ingiustizia e così via, no? Sì. Volevo dire due cose, rubare un minuto. Allora, teniamo per un attimo da parte la questione se c'è differenza fra giusto e ingiusto, no? Cioè, trascuriamola questa cosa, no? Sì. Facciamo invece questa ipotesi. Fatta l'ipotesi che ci sia una differenza tra giusto e ingiusto, ci domandiamo se esso sia dovuto a Dio o no. È giusto, no? Vai avanti. Guarda, grazie. Se è dovuta a Dio, allora per lui questa differenza non c'è. E quindi non possiamo dire che Dio è buono. D'accordo. Quindi cosa c'è? Di conseguenza dobbiamo dire che il giusto e l'ingiusto sono in qualche modo indipendenti dalla volontà di Dio. Sì. Ammesso che ci sia. E che non è per volontà di Dio che esiste questa differenza. Ma che logicamente la differenza tra giusto e ingiusto è anteriore a Dio. Sì. C'era prima. E allora Dio non è onnipotente? Appunto, si potrebbe dire che c'era una divinità superiore al Dio che ha fatto questo mondo. Beh. Oppure, come diceva qualcuno, come qualche volta ho detto anche a Franco, che il mondo sia stato fatto dal diavolo in un momento in cui Dio si riposava. Beh, buona. Che è un'opinione che a volte, se ci pensi, mi ci metto dentro con noi, fra noi gnostici vogliamo dire, sì. È abbastanza condivisa, no? Beh, i gnostici sì, condividono questo, appunto. Ecco, infatti. Però non diciamo niente contro. Però un altro aspetto dell'argomento morale, ed è questo che diceva prima la signora, non mi ricordo come si chiamava. Beh, non è importanza. Ecco, però diceva, dunque, l'esistenza di Dio è necessaria per ristabilire la giustizia nel mondo
dove c'è tanta ingiustizia, perché i buoni soffrono, i malvagi prosperano, i furbi o i malvagi. Quindi non sappiamo cosa sia più fastidioso, quindi dicono ci deve essere una vita futura che ristabilisca un certo equilibrio. Sì. E quindi ci deve essere un Dio e naturalmente ci deve essere anche un paradiso e un inferno, perché sennò la speranza va a farti fottere. Solo che non c'è né l'uno né l'altro. Ecco, la speranza fa diverso un argomento proprio di lana caprina, no? Sì. Cioè, perché dal punto di vista del buon senso, secondo me si dovrebbe invece dire, alla fin fine io conosco solo questo mondo, non so nulla del resto dell'universo, ma per quello che vedo adesso mi basta e mi avanza per concludere che se non c'è giustizia qua, non c'è giustizia nemmeno in qualsiasi altro mondo possibile. Esatto. Esatto. Perché se tu, per esempio, apri un barattolo di marmellata e la marmellata sopra ha fatto la muffa, tu dai per scontato che probabilmente tutto il vasetto è andato a farsi fottere. È meglio mangiare anche sotto. Appunto. Quindi non pensi che la marmellata sotto debba essere migliore per amore di equilibrio, è più probabile che tutta la marmellata sia andata. Sono d'accordo. Quindi la stessa cosa, secondo me, si può dire dell'esistenza e dell'universo. Quindi nel mondo non regna certamente la giustizia, e questo, secondo me, contrariamente a quanti altri dicono, non è un argomento a favore, ma un argomento contro l'esistenza di Dio. Sì, sì, ma per quello che ho visto nell'aldilà sono contraddizioni a non finire, ecco. Oltretutto, tutte queste speculazioni non spingono gli uomini a credere in Dio. Secondo me gli uomini credono in Dio perché non si liberano in parte degli insegnamenti appresi nell'infanzia e in parte abbiamo bisogno di sicurezza e di protezione. Esatto. Ma se pensiamo al mondo come è fatto adesso, io credo, e qua do ragione a Giampaolo, che il più, come diceva lui, fra virgolette, ignorante degli uomini, l'avrebbe fatto senz'altro molto migliore di come l'ha fatto il Dio a cui tutti vogliamo pensare. Ah, tranquilla, sì. Tranquilla. Anche un bambino forse, infatti, forse un bambino no, meglio. Ma voglio dire, perché Giampaolo sottolineava questo, no? Diceva, certo. Non c'è niente, non c'è altro, c'è tutto, c'è l'adesso, siamo ignoranti, quanto questa qua è fregata rispetto a un altro. Voglio dire che anche l'ultimo degli ignoranti, dotato di un certo tipo di, non dico concetto morale, perché la morale del cannibale non è meno accettabile della nostra, infatti, dal punto di vista del cannibale. Certo. Quindi quando si parla di morale bisogna prendersi il proprio metro. Però credo che sia giusto pensare che anche il meno dotato intellettualmente degli uomini avrebbe forse fatto il mondo un po' meglio di come l'ha fatto Dio. Sì, ma indubbiamente. Ecco, tutto qua. Ciao. D'accordo. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. E sono d'accordo anche con questo radioascoltatore. Sì, infatti è significativo perché io non ero d'accordo. Pronto? Sì, ricordo il numero del telefono. Pronto? Sì, ciao Claudio. Ciao, dimmi. Sono Marco. Ciao Marco. Volevo dire a quella signora simpatica, no? Sì. Che visto che lei vorrebbe chiamare un prete, no? Sì. Io vorrei pregarla perché io, guardi signora, ne ho prese, guardi, di cotte e di crude dei preti, no? Non speri, non speri. Glielo dico sinceramente che il prete sappia risolvere certe discussioni di fronte anche a voi due che fate queste trasmissioni, perché alla fine, anche se accettaste di fare un incontro, uno scontro, no? Sì. Alla fine, secondo me, non viene fuori, come si può dire, qualche cosa che spieghi, che chiarisca. No, non so se mi capite quello che voglio dire. Infatti. Perché uno tira da una parte, signore, e l'altro tira dall'altra. Guardi, certo. Visto che lei vorrebbe vederci chiaro, no? Io le propongo un fatto che non riesco a darmi una spiegazione. Mia suocera è morta giovanissima, era credente, cristiana, cattolica, anzi ha educato in modo quasi severo le sue figlie, preghiere mattina e preghiera sera. A un certo punto ha gridato: Dio dammi la salute, voglio vivere. È morta, va bene? E l'ho sentita anche dire: Dio, non sei giusto. Gli ultimi giorni della sua vita io credevo vaneggiasse, e invece è arrivato a questo punto. Allora signora, era una buona signora, amata da tutti, è vissuto mio suocero ancora vivo, bestemmia Dio dalla mattina alla sera, ne fa di cotte e di crude. Io posso dire cosa ha fatto anche a sua figlia, che è mia moglie, no? Ne fa di cotte e di crude. Io credo, non so, avrà fatto anche il ladro, è un lazzarone nel vero senso della parola. Signora, gode di ottima salute, sta benissimo, anzi prego Dio, ha una figlia handicappata, si rifiuta anche di curarla, nonostante il TSO ogni tanto, spesso eccetera, ogni tanto vengono i carabinieri. È un bastardo, me lo lasci dire perché io non lo sopporto quasi più, eppure Dio non ha fatto niente. Dio, secondo me, vede signora, se lei è convinta che Dio esistesse, di fronte a queste cose, lei dovrebbe non chiedere a Don Albino cosa vuol dire, di spiegare a voi
che dite delle cazzate, perché secondo lei voi dite delle cazzate, invece Don Albino sa spiegare, dovrebbe dare una risposta, ma di fronte a questo, signora, non c'è barba di uomo che dia una risposta, va bene? Quindi venire lì in trasmissione a voi e farvi la morale o farvi i conti o dire guardate quando parlate non capite, non si capisce niente, io sono arrivato al punto che non capisco niente neanche di quello che dicono i preti, e mi dispiace, e mi dispiace dirle queste cose, perché guarda, io se sono andato in crisi quando ero veramente convinto della mia religione è stato per un prete che ho trovato dentro ai confessionali Madonna Monteberico, che mi ha detto tu vai in cerca di cose, di certezze nella religione, non le troverai mai, dovrai vivere con il dubbio sull'esistenza di e sì. I preti ti dicono, quando ti dicono falsamente Dio esiste, tu chiedi a loro Dio esiste, e loro ti dicono sì esiste ma pensaci, e allora non sono loro i primi a metterti questo dubbio, e sai cos'è questo dubbio? È quel minimo di onestà che ho trovato in loro. Ti saluto, buongiorno. Grazie. Marco, pronto? Dimmi. Ci sei in sicura in linea? Sì. Niente, voglio darti una notizia. Dimmi. La Laura e Ivano, li conosci? Sì, ho sentito. Lo sai che trasmettono? Ho sentito, si hanno ripreso domenica, vero? Sì, esatto. Ecco, benissimo. Sì, sì. Mi fa piacere e auguro delle buone trasmissioni. Grazie. Ma nel vero senso della parola, io non voglio che tirino né da una parte né dall'altra. Signora, no, guardi, come si ricordavano di te? Allora... Ma guarda, mi hai lasciato questo momento in più di spazio. Signora, non ho niente contro di lei, come non ho niente contro quelli che intervengono. Però se sapesse quanto sto soffrendo io in questi momenti, in questi anni, perché mi sono, io in un certo senso, sentito veramente ingannato nella mia, come dite voi, nella mia ricerca di divinità, di spiritualità. E devo fare, purtroppo, secondo me, devo rifare un cammino da un'altra parte. Forse può darsi che il cammino che rifarò sia parallelo a quello che fa il prete onesto, o la Chiesa, o l'insegnamento del Vangelo, se può anche considerarsi vero, eccetera, perché tanti lo mettono anche in dubbio dal punto di vista storico. Ho capito che queste cose mi interessano fino a un certo punto, ma è la vita, signora, che bisogna sbatterci addosso alla vita. Io penso che quello che dite voi, che spesso la signora dice non si capisce quello che dite voi, non è vero. Secondo me quello che dite voi è un aggancio direttamente a quella che è la realtà, per trasmettere attraverso noi, attraverso la realtà che ci sta intorno, quel rapporto di divinità. Ecco dove vedo l'amore tra la persona e la cosa che ci sta attorno. Perché non ci dovrebbe essere divinità? Hai afferrato qualcosa di importante. Ecco, perché non ci dovrebbe essere divinità in questo? Poi con questo io non mi sento mica pagano, come dite voi, oppure stregone o mago. Fai quello che devi però fare. Mi sento in sintonia con quello che dite. Allora perché sento spesso intervenire e dire ma non capiamo quello che dite? Perché non si vuole capire? È forse una forma di autocensura che ci si fa? È una difesa. E allora fate i conti con voi, con la vostra coscienza, e non andate a chiamare i preti. Saluti. Ciao Marco, ciao. Sì, ma infatti basta pensare, ad esempio, che questi templi greci c'era la fase conosci te ciao stesso. Ciao ragazzi. Ciao, sono a Miranda. Beh, io mi fa molto piacere sentire questa trasmissione, perché anch'io ho un po'... cioè una confusione, però nel mio io, cioè ho avuto tanto un insegnamento proprio cattolico, sempre in chiesa, che bastava che mia madre mi portasse il voto da mangiare. Una volta se erano tanto ignoranti, dopo man mano col tempo va avanti, è quello che vediamo, che insomma è una cosa impressionante qui i preti e con tutto. Io vorrei proprio che venisse fuori un prete, ma non ha il coraggio. Perché adesso loro capisce che noi capiamo che c'è Miranda, del falso. Miranda, sì, caro. Ma io non voglio un prete qualunque, io voglio Nones, voglio C'è, voglio Matiazzo, voglio i vescovi. Ma, sì. Capito? Uno, troppo facile il pretino qualunque. Che mi hanno incrucato un mucchio di cose, sti lazzaroni, che guarda... Insomma, che ne ho una gonfia di queste cose. Mi è piaciuto tanto Marco, guarda. Marco, ti saluto, vale, ti ringrazio, vieni sempre fuori. Perché sei molto... hai toccato anche con le mani, hai visto. L'hai molto preparato. Manca quel signore prima. Mi è proprio piaciuto. Sì. E io vi ascolto con molta attenzione, perché veramente... io odio, perché mi ha fatto perdere un mucchio di tempo anche andare a dottrina, andare lì a insegnare. Sti quattro lazzaroni, cosa mi ha incrucato? Se fosse un Dio buono, ma deve tribuare tutti quanti i poveri, e tutti i ricchi, e tutti i lazzaroni qui che fa tutte queste cose, sono belli, pacifici e basta. Guarda, ne ho una, mi commuovo dentro dal nervoso. Guarda, vi ringrazio e vi ascolto sempre. Grazie a te. Grazie. Ciao, ciao. Cari, ciao.
Pronto? Pronto? Sì. Senta, sono d'accordo con quel signore di prima, dei cattivi e buoni. Ho fatto visita a un ospedale di malati e c'era una signora che ha avuto molto male. Diceva qua, signore, ma come mai si può avere tutto questo male? Come mai il signore non solleva questi dolori grandi? Diceva. E c'era un frattino, insomma, che ha avuto 30 anni, che ha detto, signora, stai, guarda che quando proprio arriva al limite, al limite arriva sempre la speranza. C'è sempre quello che ultimo, nella grande disperazione, arriva il signore che l'aiuta dai dolori e lo fa. C'è sempre questa speranza, insomma, che al momento brutto arriva sempre, quando è detto, stare attento, arriva. Quel bambino di Fiumicino, che è morto martire per 8 giorni sotto quelle fognature. Perché se si è un grande, si dice, è un peccatore, ha fatto tempo a godere, fare il bene e anche del male, ma un bambino, aveva 4-5 anni, non può essere stato un demonio, un cattivo. Se non si gli insegnare i genitori o qualcosa. E questo perché, Guido? Perché il Signore non è intervenuto? O lo faceva morire subito, è arrivato a pochi centimetri. Amica mia, per portarlo. E detto, no, aspetta, perché avete sempre detto che i bambini hanno l'angelo custode, anche questo, oltre che il Signore. Non c'è venuto né il Signore né l'angelo custode. E questo bambino è morto martire sotto, sempre me lo ricordo, ho detto. E perché non l'ha fatto morire subito, piuttosto che farlo soffrire lui e i genitori insieme? Dunque, vede che anche l'ultimo momento il Signore non arriva. Magari lui dirà, era stata la sua ora. Se vede che quel bambino era la sua ora, è stata la sua ora, ma non con una morte così, perché non credo che fosse stato un peccatore. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Vorrei ricordarvi a tutti quanti che c'è milioni e milioni di bambini che stanno crepando come bestiame in giro per il mondo e nessuno sa niente e dice niente. Sì, anche perché appunto non si possono usare i preservativi, non si possono usare gli anticoncezionali. Cosa breve? Sono uno dei pochi, forse l'unico loro che crede. Comunque, vi seguo, seguo le vostre trasmissioni. Ma la faccenda anche del cristianesimo di Dio, se volete leggere la storia, vedete che c'è un piccolo popolo. Intanto qui che crede a Dio, c'è qui che crede veramente. Ma bisogna vedere anche come che si comporta le persone, perché se è facile dire uno se battezza, uno se cattolico, ma se cattolico in base a quel che, come che si comporta nella vita, questo è il valore. Porto un esempio politico, che c'era i democristiani, ma quanti se chi c'era cristiani veramente? Tutti. No, altro l'anno, basta votare, dirmi sono democristiano, per esserlo. Bisogna vedere la persona da come che si comporta. Allora, bisogna che ci mettiamo d'accordo una cosa. Quando un cattolico crede in Dio, crede in Dio, d'accordo? Sì. Se è cattolico, crede che la Chiesa cattolica rappresenta Dio in terra. Per cui deve credere nella missione del Papa, deve credere nella missione del Vescovo, deve credere nella missione del prete. In base a come, altrimenti non è cattolico. In base a come che se è cattolico, lui non è più una persona, ma è bestiame del gregge. Ma scherziamo. Ma sì, non è una persona, è proprietà del Dio. Lui è in ginocchio davanti al suo Dio. Il suo Dio gli manda l'universale, il suo Dio lo distrugge. E deve accettare la distruzione. Deve essere contento di essere distrutto. E deve essere contento. È una mia scelta. Ma io non discuto la tua scelta. La tua scelta a me va benissimo. È tua, finché è quello, tua. Quello che io non posso accettare è che tu imponi la tua scelta a un sistema sociale mettendo in ginocchio. Non mi sei imposto niente. Come no? Tu c'ho 1500 anni di storia, amico mio. Dici che rappresenti Dio, cadi in Dio, scusa, Guarda che quella che scelta che faccio, la faccio liberamente, mi da no, più. Non la fai liberamente. Non la fai liberamente. Solamente mi dice perché c'è un Dio sopra di me, io devo obbedire a questo Dio. Devo non la fai liberamente. Io non è una scelta. Uno non si può distruggere liberamente. Perché deve credere in Dio, scusa? Dammi a sentire. Il Dio mi comanda di fare del bene e da male. Ma come fa a comandarti di fare del bene? Ti manda i fax, ti telefona a casa, senti, devi fare questo. Sento, come ti comanda Dio?
sento dentro di me queste cose. Io non finisco, muoviti. Io servo Dio perché Dio mi insegna ad amare. Ma cosa ti insegna? Ma ti mandi, ti prego, ha mandato il diluvio universale, ha ammazzato la gente che non si poteva difendere. Ma cosa ti insegna questo Dio? Come te lo insegna? Ti manda delle comunicazioni, ti chiama per telefono, io lo ti fa la trasmissione radio, non lo so. Io lo seguo perché mi insegna ad amare, non per niente, perché se mi insegnate come a fare... Come ti ha insegnato ad amare? Come ti ha insegnato ad amare? Ti ha chiamato una cartolina dal mare, dici io sono Dio, mi devi fare questo. Appunto, era se mi asse parlarsene. No, parla! Queste cose non è tanto che me le dica lui, è che le sento dentro di me. Mi capisci? La precedenza l'ho perché la sento dentro di me e sento che amare è fare del bene, è una cosa buona. E lui mi insegna queste cose perché se tu, mettendo in ginocchio le persone che non si possono difendere, tu fai del bene. Perché per mettersi in ginocchio cosa c'è di male? Come? Il cattolicesimo ha fatto questo. Tu sei tu che hai detto che sei cattolico, non io, eh? Se io mi trovo in sintonia in questi modi, perché non posso fare? Posso stare anche in piedi? Non puoi permetterti di mettere in ginocchio chi non si può difendere. Ma perché mi obbliga a mettermi in ginocchio? Posso stare anche seduto, non c'entra mica niente questo. Dai, non esasperare la questione. No, io esaspero alcune centinaia di milioni di morti. Ma non ammazzati per ammazzarli, ammazzati cosa. Perché non allora, si mettevano in ginocchio, allora, questo a me mi sta sulle scatole. Io capovolgo la situazione, hai letto la storia sacra, sì, la conosci? Guarda che il popolo, quello che tu dici popolo di Dio, è stato ridotto qualche volta a pochissime entità, quindi la distruzione che ha fatto l'ha anche subita, ma in maniera quasi non totale. Diciamo stupidaggini, stiamo dicendo delle stupidaggini. Ma no, devi leggere, perché devi i principi del cattolicesimo sono quelli che emergono dalla Bibbia e sono quelli che emergono dai Vangeli. Ma non devi tu leggere. Non mi puoi fare delle affermazioni di comodo fuori da quelle che sono le affermazioni bibliche e le affermazioni dei Vangeli. No, dalle due affermazioni c'è un odio profondo da parte di Dio e dei cattolici dell'intera specie umana. Come odio? La specie umana per un cattolico è solo bestiame da condurre al macello. Attento. E basta. Non devi dire solo quello che comoda come fanno i politici. Ma i libri sacri dei cattolici dicono questo, guarda, non è che dicono cose diverse. Guarda che io li ho letti. E dicono questo. Allora tu non hai letto la Genesi che Dio impedisce all'essere umano di cogliere dall'albero della vita eterna e diventare come lui? Lo hai letto questo? E allora questo non è uno sfregio, non è mettere in ginocchio le persone, non è impedire guarda alle persone di essere se stesse. Questo che... è un atto di ignominia, sì, questo è un atto di delinquere del Dio. Guarda. Dio è un delinquente perché prende le persone indifese e gli vuole impedire di diventare dei dei a sua volta. Guarda, questo è un delinquente, che... il Dio dei cattolici è un delinquente. Guarda che io sono un uomo, non sono Dio. Sono un uomo. Ma dice che Dio ti ma se tu, se tu mi riproduci se quei dogmi tu me li riproduci all'interno del sistema sociale, il tuo scopo è distruggere un sistema sociale. Perché capisci? Quando vengono stuprati i bambini, i cattolici sono responsabili, sono i primi responsabili dello stupro. Ma e certo. Sono responsabili per la loro dottrina, per il loro credo, perché loro mettono in ginocchio i bambini davanti al loro Dio. Loro li trasformano in oggetti. Ma che discorso, ma che termini usi? Scusami, sai. Devi un po' calmarti, devi un po' ragionare più e stare... Non posso calmarmi davanti allo stupro sociale. No, dai, perché dai. Dio non si può permettere di mettere guarda, in ginocchio le persone, impedirle di diventare degli dei a loro volta. Non devi confondere il cristianesimo vero, autentico, quello ma dei poveri. Ma questo è il cristianesimo. È solo questo il cristianesimo. Quello dei poveri. Ma qual è il cristianesimo? Il cristianesimo è una situazione di delinquere di tipo mafioso e tipo criminale. Basta. Guarda, al di là tutto quanto il resto è un'attività delinquere. Non devi confondere il cristianesimo dei poveri di ma no, ma non esistono esiste due cristianesimi, non esistono due dei. Esiste un unico Dio. Esiste un unico Dio e un'unica parola divina, non due cose diverse, per i poveri e per i ricchi. C'è il Dio per i ricchi, il Dio per i poveri adesso. C'è il Dio di prima scelta, il Dio di seconda scelta, c'è il Dio di prima categoria, di seconda categoria, c'è il supplemento di Dio rapido, c'è nessuno. Non stiamo a scherzare. Per i monoteisti esiste un unico Dio, perciò tutti quanti credono in quell'unico Dio. Dentro di te, se ti conosci bene, esiste la possibilità, perché sei libero... Dentro di fare, me esistono di tutte fare, le divinità pagane. Di fare il e bene, io sono un Dio. Di fare il bene e di fare il male. Ma cosa significa il bene e il male per uno che io manda posso, il diluvio universale e distrugge l'umanità? Cos'è posso, il bene per lui? Io posso aiutare. Cos'è il bene per uno che distrugge Sodoma e Gomorra perché gli tira i sghiribizzi? Cos'è il bene per lui? Era gente perversa. No, è lui perverso. È il Dio dei cristiani un essere perverso. E loro vendono terrore, il cristianesimo vende terrore, perché è l'unica cosa che sa fare, vendere terrore. Guarda,
sono tranquillo e felice e contento di essere cristiano e di credere. Ma io sono contento per te. Tu sei un complice del credo, sei un complice del credo, da Tilda Quindale in questo mese. Ascolto, più mi sento felice di essere credente. Va bene, mi fa piacere per te. Ok, almeno uno di quello che è, insomma. Sappi che esiste. Va bene, d'accordo. Purtroppo dovremmo darti una delusione, dire che non esiste, cioè nel senso... Questo ascoltatore dovrebbe fargli dire che questo Dio di cristiano non esiste. Sì? Sono Flavio ancora, poi non chiamo più. Dimmi. Perdonami. Due cose. Tanto per cominciare, proprio per il discorso che si faceva prima, questo vale un po' per i credenti, no? Adoratori del vitello d'oro, 25.000 persone passate a fil di spada in un giorno, per ordine di Dio, quando Mosè torna con le tavole della legge dalla montagna, no? E questo sarebbe il Dio d'amore di cui parlano loro. Giusto? Sì. Secondo, il Dio degli eserciti hanno sempre mandato poveri cristi a scannarsi con la benedizione di Dio, sempre convinti, come diceva una vecchia canzone di Bob Dylan, diceva, abbiamo fatto delle stragi della Madonna, abbiamo ucciso gli indiani, tutto quanto, ma sempre with God on our side, sempre con Dio dalla nostra parte. Sì. E con questo, con Dio dalla nostra parte, convinti del giusto, qualcuno dovrebbe vedersi 16 volte quel bellissimo film che si chiama Mission, dovreste cominciare a capire qualche cosa. Di che cosa vuol dire perpetrare un genocidio nel nome di Dio? Certo. E degli interessi di coloro che incensavano quelli che in nome di questo Dio andavano a sgozzare gente e a massacrarli. Secondo, se veniamo più avanti, perché uno può dire la Bibbia è vecchia, allora veniamo al Vangelo. Gesù Cristo dice tu devi imparare ad odiare tuo padre e tua madre, se no non mi segui. Sì. E il Vangelo se lo legano se non lo sanno. Sì, è vero. Lui dice, voi dovete imparare a venire via, dovete fregarvene dei vostri genitori, dovete imparare ad odiarvi, così. Dopo uno dice, ma questo, sai, è in chiave così. Flavio, nei Vangeli ufficiali questo è letterale. Assolutamente. È letterale. Le interpretazioni nel Vangelo ufficiale dei cristiani, dei cattolici, non devono esistere, perché i cattolici non si faceva leggere niente per tenerli ignoranti, perché erano i preti che gli dicevano quella che era la verità. Sì, sì. Non infatti è vietato leggere la Bibbia, è vietato leggere i Vangeli. Ecco, Martin Lutero, se... non dico che sia meglio, si è incazzato come una bestia perché ha detto non è possibile che un papa venda indulgenze, che la gente vada in paradiso in carrozza, non è possibile che uno che si è comportato come un bastardo per tutta la vita, per una confessione all'estrema unzione in punto di morte, abbia il paradiso garantito, e una brava persona che per così faccio un discorso iperbolico, una brava persona che si è comportata bene per tutta la vita tira un bestemmione 5 minuti prima di ammazzarsi con la macchina e quello va all'inferno. Ragazzi, ma stiamo ragionando o che cosa? D'accordo, Flavio. Quello ci ha fatto mangiare fino a ieri. Terzo, non tollero nella maniera più assoluta che si possa accoppiare il concetto di bontà o di cattiveria a un concetto di un Dio o di un no. Cioè, questo è una cosa stupidissima, si diceva anche prima. O queste cose esistono da prima di Dio, per cui secondo me sì. Quindi cosa vogliamo ricollegare? Allora, tutti quelli che non sono credenti o non sono cristiani, noi siamo dei poveri bastardi. Oppure per il bene che noi possiamo fare, siccome non siamo illuminati dalla conoscenza divina, per bene che si possa fare noi saremo sempre condannati a morire, insomma. Sì. In questo senso, cioè non importa questo. E poi un'altra cosa, scusa, io mi ricordo la trasmissione per televisione che facevano circa un paio d'anni fa, Misteri, forse qualche volta l'avete vista anche voi, no? Sì. Ecco. Lorenzo Foschini chiamava sempre un prete a chiudere il discorso, questo non ho mai capito perché, dovrebbero essere loro che su certi misteri ci diano sempre la parola finale. Ma comunque, insomma, ognuno lecca il sedere che gli pare. Scusatemi. D'accordo. Però voglio dire, qua un bel momento, c'era un astronomo, mi pareva che non mi ricordo se fosse la Huff o se fosse l'altro astronomo che adesso si vede abbastanza spesso. L'ARC. Forse la Huff era, che ha fatto un discorso a un prete. E questo qua è venuto fuori perché lei parlava della virginità della Madonna o di cose del genere, e lui dice, ma questo è il mio dogma, su questo non le permetto di poter dire niente perché su questo si basa la mia fede. Ciao ragazzi, anche a me, a te e ai nostri amici mi piacciono i marron glacé, ma se uno mi dice, a me i marron glacé mi fanno schifo, cosa gli devo dire? Non ti permetto di dirlo perché sai, sulla bontà dei marron glacé si basa la mia fede, ma stiamo scherzando? D'accordo, Flavio. Quindi, che certe affermazioni, gli stessi cattolici, abbiano un po' più loro rispetto di noi, perché fino adesso la gente che ammazza sono solo i monoteisti, perché in nome di Yahweh hanno sgozzato gente, violentato donne, occupato territori e così via. In nome d'Allah fanno la stessa cosa e in nome di Dio, di Gesù Cristo, si è fatto lo stesso, mentre i romani non imponevano assolutamente la loro religione, anzi,
quando trovavano qualche cosa che fosse interessante nella visione degli altri, addirittura l'assumevano e si mettevano la a... La facevano propria, sì. Per cui figuriamoci, no? Flavio, scusami. Io sono costretto a mettere giù. Mi spiace, scusa. No, grazie a te invece, grazie infinite dei tuoi interventi. Ciao, grazie. Ciao. Io ringrazio Flavio dei suoi interventi, ma c'è Mario che dice adesso tocca a me trasmettere, per cui devo chiaramente chiudere le trasmissioni. Questa trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 15, ci risentiamo giovedì prossimo. Ricordo che fra le 19 e le 20 io sono ancora in radio e leggerò il libro dell'Anticristo, continuerò il discorso sull'attenzione. Grazie a tutti per averci ascoltati e a risentirci giovedì prossimo.